si vede che sei uno molto attivo e non ti spaventa il carico emozionale che l'essere un professionista comporta, ma te lo chiedo lo stesso dunque. Qual è il tuo rapporto nei confronti della psicologia dello sport? Cioè, pensi di avere bisogno di aiuto da questo punto di vista per migliorare ancora le tue prestazioni, oppure sei uno che dice trovo tutto dentro di me? Allora, onestamente sono per la seconda. Questo qua è un discorso molto soggettivo che ognuno lo prende in maniera diversa, però io penso, almeno su me stesso, che come sottolineavi magari prima anche dell'intervista fatta a 16 anni, io sono sempre stato molto consapevole di me stesso, delle mie capacità, e quando diciamo che dico una cosa perché sento che può andare così e mi sbaglio raramente, specialmente diciamo nell'ambito atletico, anche a fare i conti per gli altri. Cioè spesso dico oggi la gara va così, quelli fanno quel tempo lì, e spesso va così, insomma. Quindi mi ritengo molto consapevole, e la parte mentale, almeno nei primi anni della mia carriera, è stata un po' anche la parte forte. I primi anni si è evoluta con inconsapevolezza, nel senso di sapevo di poter valere tot, ma mi scoprivo giorno per giorno. Adesso quella inconsapevolezza è maturata e adesso c'è più consapevolezza, e onestamente uno psicologo su di me magari potrebbe lavorare nel farmi pensare di meno, ma mi verrebbe da dire, se io seguissi, e oltretutto ho seguito dei percorsi sia con dei mental coach che con degli psicologi, quando poi magari arriva il momento della gara, la mia testa andrebbe sui momenti in cui parlavo, nel modo in cui gestire la gara, quando io comunque la gara, gli allenamenti e così via ritengo di averli sempre gestiti in maniera ottimale, e quando i risultati magari non arrivavano era perché non dovevano arrivare. Io quel boom che c'è stato in questi anni qua con i mental coach, onestamente, non che non me lo capacito, perché so come si evolvono le cose con il passaparola eccetera, so che può esserci un boom simile, ma secondo me è stato troppo enfatizzato. Io quando sento parlare di se ci fosse la testa fa l'80%, cioè ragazzi, anche meno. Quando uno sta bene va forte, quando uno non sta bene non va forte. Poi può capitare l'imprevisto, uno può mollarsi con l'amorosa, uno può avere una perdita importante in quel momento lì e magari va a sconvolgere un po' gli equilibri, comunque c'è un elefante nella stanza, diciamo. Ma io penso che se uno fa la preparazione, si allena ogni giorno e così via, per quanto può avere anche paura il giorno della gara, è molto lineare con il lavoro fisico che hai fatto. La testa ovviamente può condizionarti, può farti fare errori, può non farti rifare. Infatti c'è qualche soggetto che dovrebbe o comunque già va da mental coach, psicologi, e lo aiutano molto, ma secondo me la percentuale di queste persone che hanno bisogno di andare da mental coach e psicologi non è così alta come raccontano oggi. Bene, molto molto interessante. Anch'io cerco di fare tutto da solo, però il mio è un caso diverso. Magari se fossi un professionista avrei più cura sotto questo aspetto, ma posso dirti che il mio più grande motore di crescita a livello mentale è stato veramente questo dottorato, perché è riduttivo dire che ci siano stati attriti durante questo dottorato o cose pesanti o veramente ristrutturare il modo in cui vedevo le cose o i rapporti, le relazioni, ma alla fine ha funzionato. Quindi io sono più della, il famoso detto, ciò che non ti ammazza ti rafforza. Ok, sì, anche io sono un po' di quella filosofia lì, e come dici tu, ci sta che il dottorato ti abbia dato magari un imprinting o qualche soluzione diversa a livello mentale e che ti abbia cambiato. C'è chi magari riesce a migliorarsi raccogliendo un quadrifoglio, chi è andato dallo psicologo, chi facendo il dottorato. Però insomma è una cosa che consiglio a tutti, di provare comunque il mental coach, lo psicologo, no, pensavo dicessi di fare un dottorato. No, il dottorato insomma lo consiglio a chi ne ha bisogno, e mental coach psicologi uguale. Però essendoci tutte queste possibilità nel mondo di oggi, siccome non bisognerebbe farsi mancare nulla, e provare in questo caso costa qualcosina magari a livello economico, però magari si scopre un nuovo mondo. Quindi finché ci sono cose legittime da poter provare, non vedo perché no.